Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Questa settimana andiamo a parlare del reverse dungeon, cioè la sovversione della struttura classica di un dungeon. Immagino l'avete visto anche dal titolo. Questo lo abbiamo già introdotto la settimana scorsa sui video della serie di Fallout e questo è uno di quei video di approfondimento perché andremo a vedere la teoria che c'è dietro quello che effettivamente è stato fatto nella pratica per la quest del generatore Fallout Story. E vedremo come voi potete integrarlo nelle vostre quest. Quindi non parliamo altro tempo, questa settimana parliamo di Reverse Dungeon. Di che cosa sia la struttura classica del dungeon, ne abbiamo già parlato nel primissimo video del canale, ve lo lascio qua sopra, è invecchiato malissimo, quindi non andate a vederlo. Per riassumere, però, possiamo dire che si parla di dungeon ogni qualvolta i personaggi vengono messi all'interno di una struttura narrativa estremamente rigida che prevede una serie di scelte forzate. Certo, ovviamente, quando si dice dungeon, la prima cosa che viene in mente è quella della labirintica struttura sotterranea dove il malvagio signore dei non morti fa le sue malvagie cose con i non morti. Ma nella pratica, qualunque struttura simile potrebbe essere considerata un dungeon. Una serie di radure in una foresta collegate a stretti sentieri, ma anche una serie di pianeti collegati da rigide rotte di volo iperspaziale l'uno con l'altro. Sono strutture fondamentalmente identiche, i personaggi possono solo percorrere per corridoi per arrivare a stanze, di conseguenza sono tutte da considerarsi dei dungeon. E questo modo di gestire una quest o una campagna è talmente integrato nel gioco di ruolo, ma più che altro nella mentalità del gioco di ruolo, che è praticamente diventato una sorta di sinonimo stesso dell'avventura. Se io vi dico che ho fatto una quest senza aggiungere altro, probabilmente quello che penserete è che i giocatori dovranno affrontare una serie di stanze e poi arrivare nell'ultima stanza e sconfiggere il boss finale. Questa struttura è talmente rigida, è talmente iconica che qualsiasi minimo cambiamento gli venga fatta, di per sé è una sorta di colpo di scena per i giocatori. Ed è appunto su questo che si basa l'intero concetto di reverse dungeon, cioè sovvertire uno o più degli elementi classici del dungeon gigaxiano, se vogliamo metterla così, per causare una reazione da parte dei giocatori al tavolo. Ci sono ovviamente modi innumerevoli per sovvertire la struttura di un dungeon e probabilmente molti vengono scoperti e riscoperti anche in questo preciso momento in cui parlo. Per semplicità, però, in questo video ci concentreremo su i due metodi più classici e iniziamo con probabilmente il più facile da realizzare, cioè il dungeon escape. In questo caso la sovversione sta nel fatto che i giocatori non devono entrare in un dungeon e arrivare all'ultima stanza dove c'è il tesoro, ma iniziano il dungeon nell'ultima stanza e la loro missione sarà uscire dal dungeon. Il caso più classico di questo tipo di schema è quel momento della campagna in cui i giocatori fanno qualcosa di veramente sbagliato che non dovevano fare e finiscono arrestati. Per cui la quest finisce con loro che vengono sbattuti in una cella e la sessione successiva loro dovranno riuscire a
evadere dal carcere e scappare. Meccanicamente non c'è nessuna differenza con un normale dungeon. Ci saranno porte, stanze, corridoi, PNG che cercheranno di ostacolare il party. Nulla di così inaspettato. Ma ci sarà una grande differenza psicologica per i giocatori, perché questo tipo di schema ha molta più pressione sul gruppo. Se in un dungeon normale i giocatori, quando vedono che i loro personaggi sono in difficoltà, possono semplicemente decidere di andarsene, uscire, rinunciare al tesoro, rinunciare alla missione, nel caso del Dungeon Escape, l'uscita dal dungeon è letteralmente in fondo, quindi o i giocatori hanno successo o i giocatori sono spacciati perché rimangono intrappolati all'interno. Questo metodo ha a sua volta una variante molto famosa che è quella che abbiamo visto nella quest di Fallout. Vi lascio il video qui, so che non tutti seguono quella serie. Comunque, questa variante prevede che il dungeon sia uno solo, ma che a un certo punto si ripopoli di nuovi PNG, diventando tecnicamente un secondo dungeon. Nel caso che abbiamo visto nella quest di Fallout, quando i personaggi hanno raggiunto l'ultima stanza, sono arrivati dei PNG dall'esterno che hanno ripopolato il dungeon. Ma potrebbe essere ottenuto con qualunque altra giustificazione in narrativa. A un certo punto i giocatori entrano in una stanza o fanno qualcosa che risveglia le difese dell'astronave, quindi tutti i corridoi prima apparentemente deserti, adesso sono pieni di torrette automatiche e robot di sicurezza che sono stati attivati. I giocatori arrivano nell'ultima stanza della tomba maledetta e toccando il cristallo magico risvegliano i guardiani non morti messi a guardia della tomba. Non c'è un esatto limite ai motivi per cui il dungeon potrebbe ripopolarsi. Questo però rende tecnicamente questo due dungeon contemporaneamente, perché i giocatori dovranno farsi un classico dungeon dall'ingresso all'ultima stanza del dungeon o a uno specifico punto del dungeon, e poi dovranno ricombattere anche per arrivare dal fondo del dungeon fino all'uscita. Il reverse dungeon, Dungeon Keeper, è il primo metodo che è stato introdotto di reverse dungeon, diciamo il reverse dungeon originale, che poi è quello che ha popolarizzato proprio il termine reverse dungeon, perché era il nome del modulo che uscì per l'Advance. Quante volte ho detto reverse dungeon in questa frase? Nel caso del Dungeon Keeper, la sovversione sta nel fatto che i personaggi non sono chiamati a assalire il dungeon per depredarlo dei suoi tesori, ma al contrario sono quelli a cui è affidata la sicurezza del dungeon e quindi anche la sua difesa. Questo è un metodo estremamente semplice, ma in realtà è molto diffuso perché si presta a molte interpretazioni diverse, da quelle estremamente semplici a quelle molto più complesse. Diciamo che per il metodo più semplice possibile, che probabilmente è anche quello che potrebbe capitare di più in una campagna, è quello in cui i personaggi sono semplicemente chiamati a difendere un qualche tipo di struttura fissa da un assalto esterno. Esempio classico: i giocatori si fermano a riposare nell'antica locanda abbandonata sul ciglio della strada, ma durante la notte verranno attaccati dai banditi, dalle creature feroci, e quindi dovranno sfruttare al massimo il perimetro della locanda abbandonata per migliorare le proprie difese
e riuscire a sfuggire agli attacchi nel miglior modo possibile. Questo è uno di quegli scenari che, se la vostra quest prevede degli zombie, è un must have. Il dungeon keeping, però, potrebbe diventare anche il perno intorno a cui gira una quest o magari un intero arco narrativo. I giocatori sono chiamati a difendere il castello del re dall'assalto delle truppe del malvagio barone che lo assediano. Questo potrebbe dire che una lunga parte della quest è all'interno della struttura e i giocatori dovranno non solo fare vari combattimenti contro chi vuole entrare nel castello, ma probabilmente ci saranno anche altri tipi di incontri sociali, sia con gli abitanti del castello e magari anche con gli assedianti. Nel suo limite più estremo potrebbe essere la base di un'intera campagna in cui i giocatori hanno in gestione una struttura, un villaggio, magari anche un dungeon vero e proprio e devono gestirlo al meglio delle loro possibilità. Magari l'obiettivo della storia è proprio far prosperare la loro comunità e questo prevederà tutta una serie di missioni al di là del puro combattimento o trattativa. Dovranno anche occuparsi della logistica, degli approvvigionamenti, magari ci saranno varie fazioni interne al loro villaggio con cui loro dovranno barcamenarsi. C'è da dire che questo normalmente viene anche presentato insieme a un altro tipo di sovversione per campagne specifiche, cioè quella di mettere i giocatori nei panni dei mostri. Questa è una campagna molto classica che probabilmente quasi tutti voi avete giocato o avete pensato di giocare, quella in cui i giocatori sono effettivamente i signori di un dungeon che hanno ai loro comandi una schiera di minion malvagi dai goblin agli scheletri e devono difendere il loro dungeon dalle forze del bene che vogliono assalirlo e magari anche organizzare raid nel mondo esterno, sovvertendo interamente il classico tema del gli avventurieri vanno nel dungeon per sconfiggere il signore del male. E poi andiamo, a tutti piace l'idea di assaltare i villaggi, catturare schiavi, uccidere paladini e diventare veramente il boss di fine campagna. Per quanto ci siano molti gruppi che si divertano semplicemente nel fare cose strane, il reverse dungeon non è stato pensato esclusivamente per sovvertire le aspettative dei giocatori. Come abbiamo già detto, questo stile aumenta molto la pressione sui giocatori che dovranno essere molto bravi a gestire le loro risorse perché saranno effettivamente limitati e trovandosi fondamentalmente in un ambiente da cui non possono fisicamente uscire fino alla fine della quest. Soprattutto nel caso il reverse dungeon venga presentato di sorpresa, come l'esempio abbiamo fatto nella quest di Fallout. I giocatori sono arrivati in fondo al dungeon e poi hanno dovuto fare un secondo dungeon senza la possibilità né di riposare né di ricaricare le loro risorse. Il dungeon all'uscita è molto più difficile del dungeon all'entrata. Già di per sé questo aumento di difficoltà potrebbe essere non solo qualcosa che sproni i giocatori a riflettere su quello che fanno e fare piani di contingenza, ma potrebbe essere un vero e proprio cambiamento di tono. Un caso del genere è particolarmente buono per quest orrorifiche o comunque quest che hanno ambientazioni molto più cupe e disperate rispetto al fantasy classico. Nel caso specifico poi di una campagna basata sul dungeon keeping, l'aumento di difficoltà è dato al fatto che i giocatori sono chiamati a fare qualcosa che normalmente non fanno mai, cioè gestire le risorse e la pianificazione strategica di una campagna. Non saranno più loro a doversi difendere dal malvagio barone, ma saranno loro a dover concepire un piano per attaccare il regno dei buoni nei panni del malvagio barone.
Il reverse dungeon ha poi per voi come master il vantaggio o svantaggio, a seconda di come volete vederla, di costringervi a uscire dalla vostra zona di comfort. Queste situazioni, soprattutto un dungeon keeping, mette i giocatori in una posizione che normalmente non occupano, ma di conseguenza mette anche voi in una situazione che normalmente non siete abituati a gestire. In campagna normalmente voi siete quelli che difendono dagli avventurieri. In questo caso voi sarete chiamati a attaccare gli avventurieri o nel caso di una campagna basata sul keeping sarete voi a dover reagire ai piani degli avventurieri e non voi a dare missioni agli avventurieri in base a quello che avete preparato. Questo può essere sicuramente stimolante sia per voi sia per i party, senza contare il potenziale di metaumorismo che potete sviluppare quando voi sarete chiamati a interpretare il valoroso gruppo di avventurieri che assalta il dungeon. Guardando però la cosa da un lato più pratico, un vantaggio intrinseco di questo genere di schemi è quello che voi sarete chiamati come master a creare meno materiale rispetto a una quest normale, soprattutto per quanto riguarda mappe di gioco e PNG alleati coi party. Sempre prendendo come riferimento la quest del generatore Fallout Story, quel dungeon prevede tecnicamente 8 stanze che contengono incontri per i giocatori. Il fatto però che i giocatori abbiano fatto 4 stanze in avanti e poi 4 stanze indietro, mi ha permesso di creare semplicemente 4 mappe dei vari piani nella struttura. Poi ognuno di questi piani conterrà un incontro all'andata e un incontro al ritorno. Dovendo creare metà delle mappe, ho potuto spendere il doppio del tempo per ogni singola mappa, e quindi fare un lavoro più accurato e progettare delle arene più interessanti per i giocatori. Una quest che prevede la difesa di un edificio potrebbe avere magari una singola mappa molto grossa che viene consegnata ai giocatori all'inizio e poi l'intera quest non si muoverà mai da lì perché i giocatori sono sotto assedio. E in un'intera campagna basata sul dungeon keeping potreste lasciare che siano direttamente i giocatori a disegnare la mappa del loro dungeon e voi agire di conseguenza in base a quello che loro hanno disegnato come dungeon. Tra l'altro, un gruppo di giocatori appassionati anche di combattimento tattico, magari proprio di giochi di strategia, potrebbe apprezzare l'idea di avere a disposizione molte informazioni su come schierare le loro difese o essere loro stessi a preparare le difese. Ovviamente un discorso analogo può essere fatto per i PNG. Se voi non muovete mai la quest da una determinata zona, qualunque PNG alleato del party sarà sempre lo stesso. Potrete spendere più tempo per prepararli, magari dare a ognuno di loro delle trame molto più complesse, dato che i giocatori si fermeranno in un determinato posto da cui non potranno uscire per molto tempo, quindi sarete virtualmente sicuri che queste trame prima o poi salteranno fuori, e risparmiando tempo su tutto il resto, questo vi lascerà molto più tempo per creare proprio gli incontri, i mostri, i cattivi della quest, e quindi dedicandogli più tempo avrete sicuramente un risultato migliore. In realtà quelli visti in questo video sono solo alcuni degli esempi che si possono fare di tecniche di reverse dungeon. Sono quelli che io ho ritenuto essere i più pregnanti e probabilmente anche quelli più diffusi. Bisognerebbe anche dire che il reverse dungeon, per quanto viene molto spesso presentato come una tecnica a sé stante, potrebbe essere semplicemente considerato un caso particolare
del metodo dell'inversione, anche di questo abbiamo già parlato in un video precedente. Diciamo comunque che immagino che il concetto oramai sia chiaro e abbiate capito cosa si intende per un reverse dungeon. Quindi per questo video la finiamo qui. Ora la parola sta a voi. Scrivetemi sotto nei commenti quali metodi di reverse dungeon utilizzate o avete utilizzato. O se magari siete mai stati dall'altra parte, cioè il vostro master ha ribaltato la struttura del dungeon mentre voi c'eravate dentro. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. In descrizione trovate i link ai social per rimanere in contatto con il resto della comunità. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video. Thank you.